La differenza tra il normale e lo straordinario è quel piccolo extra. Questa settimana Night in Day inizia con una riflessione indicataci da Franco Lobefalo per festeggiare il compleanno suo e del figlio Pasquale. A voi quel piccolo extra. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. Amici di Night and Day, come dire, nella vita ci sono ogni volta delle avventure che vanno vissute intensamente, c'è anche chi le vive con il sole in fronte e Vittorio Gucci questa sera ci dà il benvenuto ricordandoci che la serata è veramente straordinaria, non importa se qualcuno passa perché... Vittorio, non importa. Il sole in fronte ce l'abbiamo sempre, però adesso io sono andato oltre. Sei adesso andato c'è oltre. La sigla che fa If you wanna dancing in the morning... Tubid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 
quella che è stata l'esperienza che ho potuto vivere di te in varie tranche, perché ho avuto l'occasione di conoscerti proprio durante il compleanno di Franco l'anno scorso. Ti ho rivisto in Sardegna, grande entusiasmo, grande energia e beh, insomma... L'appuntamento adesso è Saturday Night Live su Italia 1, ogni domenica dal 13 di marzo. Se vieni a trovarmi, ti bacio io in diretta. Ci proverò, mi baci in diretta. In diretta, sì. Vittoria, parliamo allora dell'amore a questo punto. No, andiamo, divertiamoci stasera, dai. Ok, allora gli auguri speciali da parte tua per Franco. Tanti auguri Franco e ci vediamo l'anno prossimo, sempre e solo musica Vittorio Gucci. Ciao. Il nostro amico Franco Lobefolo non si smentisce mai, un compleanno importante in una location sempre più esclusiva. Siamo giunti a Nola, abbiamo trovato un'atmosfera, credo, paragonabile a quella della città di Milano. Quindi dove tu sei di solito abituato a vivere e a trascorrere le tue serate, ma sappiamo che la tua attività lavorativa si svolge in Campania e oggi, con un grande compleanno al tuo, noi partiamo col dire buon compleanno Franco. Ma noi abbiamo rinnovato l'appuntamento un anno a Milano e un a Napoli. Anche quest'anno abbiamo rinnovato questa situazione che vi tengo alla grande con tutto il nostro cast artistico. Il compleanno mio e quello di mio figlio, una nuova agenzia, nuovi artisti e presto di organizzare delle cose sempre alla grande. Sempre alla grande, con grande professionalità. Noi sappiamo benissimo che in esclusiva tu hai i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo e ti accompagni tutte le volte anche con amici. Ma cerchiamo di prendere sempre il meglio, il cast lo rinnoviamo ogni anno con le novità. Stasera abbiamo degli amici che ci sono venuti a trovare. Vittorio Gucci, secondo me ti ama. Abbiamo tutta la band di Vittorio Gucci, ma boh, vedrete le immagini come al sempre. Come sempre. Allora vi voglio ricordare che Night and Day è una televisione accreditata per tutti i nostri eventi. Bene, io ti ringrazio tantissimo, questa sera accoglieremo gli attimi più belli di questo grande evento che è il tuo compleanno e auguri in bocca al lupo come si dice di solito. Grazie il lupo! Amici di Night and Day, questa sera veramente in occasione del compleanno di Franco ho il piacere di incontrare un meraviglioso tronista che oltre ad aver mostrato la sua bellezza ha dimostrato anche una bellezza interiore. La sua esperienza è stata lunga, anche un po' penosa, ma alla fine ce l'ha fatto. Adesso sicuramente ci potrà raccontare dietro le quinte questa avventura che ti ha portato quest'estate, ti abbiamo visto in Sardegna. Eri un po', come dire, non molto concentrato, ma una volta che ti sei riseduto sul trono hai cominciato a fare le scelte veramente oculate, cosa che l'anno scorso invece no. Allora, innanzitutto ciao a tutti e buonasera amici di Night and Day. Sì, è stato un percorso lungo, un percorso arduo, difficile, perché ho preso due ragazze molto belle, Valentina Sarda, di un carattere molto deciso, duro, e invece Claudia, anche lei molto bella, ma molto più dolce e molto più, diciamo, accondiscendente, e avevo bisogno di quello fondamentalmente. Vengo da un passato dove ho sofferto per amore e posso dire che la mia ex assomigliava un po' al carattere quello di Valentina,
avevamo sempre molti scontri. A questo punto, a 32 anni, sono stanco di soffrire per amore. Tutto pronto per poter iniziare una grande avventura lavorativamente parlando e anche amorosamente, quindi è veramente, abbiamo toccato come dire il top, o ti manca qualcosa? No, per il momento sto bene così, non voglio chiedere nient'altro, durasse. Adesso orientiamo a quella che è l'occasione di questa sera, compleanno di Franco Lopefolo, un amico, un grande professionista. Sì, Franco merita la presenza di tutti noi, perché per noi è come un papà, è una persona che si batte per il lavoro, si batte per i suoi artisti, dà molto, e penso che questo è il minimo che noi possiamo fare per lui. Un bacio, un saluto agli amici di Night and Day. Ciao a tutti amici di Night and Day, amatevi sempre.